Questa sera qui a Rivarolo sperate in un incontro con Di Maio? Sì, noi speriamo in un incontro con Di Maio, anche se un incontro lui già ce l'ha dato per il 22 a Roma. E quindi per noi, diciamo, è una conferma quello che vorremmo stasera da lui, no? Farci vedere qui, e, insomma, che lui ci veda e si ricordi chi siamo, ma credo che si ricorda, perché insomma, e cosa vogliamo, perché noi abbiamo chiesto delle cose, no? Alle elezioni, quando ci sono state le elezioni noi abbiamo chiesto delle cose, tuttora alcune cose sono state portate avanti, cioè, stanno cercando di portarle avanti, altre cose invece tipo l'ADV, che sarebbe praticamente una cosa che a noi dà fastidio moltissimo, no? È una cosa che secondo noi potrebbero anche eliminarla da subito. L'aspettativa di vita si chiama, che porta praticamente ogni 2 anni 5 mesi in più di aspettativa di vita. Quindi noi praticamente secondo, ecco, rincorriamo la pensione così, no? Da 42 anni e 10 mesi arriviamo a 43 e 5 mesi, 3 mesi, 43 e 8 mesi e così via. Ecco. E noi vorremmo bloccarla in modo che almeno rimarrebbero i 42 e 10 mesi come obiettivo finale, ecco, per tutti. Quali sono le altre cose che chiedete? Noi chiediamo i 41, no? Dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età, tutti vorremmo riuscire ad andare in pensione, anche perché 41 anni sono tanti, specialmente per i giovani. Noi ci siamo quasi arrivati sotto un certo aspetto ed è dura per noi continuare a lavorare nelle fabbriche, negli uffici, dappertutto. Però dopo 41 anni, credetemi, è veramente dura. Io ne faccio 41 adesso, a ottobre, ed è durissima, ecco. Questa sera una rappresentanza della Comital qui a Rivarolo per cercare di incontrare il ministro Di Maio. Com'è la situazione? Ma la situazione è che Comital è sempre in fallimento, il governo ha fatto questo articolo 44 nel decreto emergenza. L'unico problema è che Comital entrerebbe nei criteri, ma manca un pezzettino, che è il pagamento dei vari contributi all'INPS, che ovviamente il curatore fallimentare, come tutti i curatori fallimentari, non possono versare. Quindi è un problema politico. Noi chiediamo a Di Maio che si risolva questa questione come era prima della Fornero, dove le aziende fallite non dovevano pagare nessuno contributo all'INPS. Avevate già in programma un incontro comunque con il Ministero dopo l'incontro in Regione, se non erro? Ma noi abbiamo chiesto dopo l'incontro in Regione un incontro al Ministero. Ufficialmente a oggi non abbiamo nessuna risposta, pare che Di Maio si fermi un attimo qua con i laboratori e quindi gli chiederemo lì, abbiamo già parlato anche con la portavoce, che in tempi molto brevi, perché ci sono dei laboratori che da giugno non prendono stipendio, in tempi molto brevi il Ministro ci incontri e si risolva questa roba della cassa integrazione straordinaria.